Day. Ottimo, direi. Cucina virtuale reale, mi raccomando. Oggi insieme al nostro figlietto vestito da cui sei vestito? Da Kylo Ren. Chi è Kylo Ren? Tu, ah, ecco. È lui. Allora, oggi sempre con Kylo Ren faremo una cosa buonissima. Le merendine che piacciono tanto a Enzino. Le famosissime ciambelline Mr. Dame. Buone. Spostiamoci di là e andiamole a preparare. Ed ecco gli ingredienti per preparare le nostre merendine, le ciambelline Mr. Day. Allora, 100 g di fecola di patate, 100 g di farina 00, io ho in casa un bianchetto Senatore Cappelli, regalo di una mia cara amica a cui voglio tanto bene, a cui mando un bacio, e quindi userò lei, 100 g comunque di farina, un cucchiaino di essenza di vaniglia, 2 uova, un pizzico di sale, 100 g di olio di semi. In alternativa potete usare anche la stessa quantità di burro. Vi assicuro che il sapore verrà più simile alle merendine Mr. Day con il burro piuttosto che non con l'olio. Ma ovviamente per una questione di scelte di linea, diciamo così, ho preferito i grassi dell'olio e non quelli del burro. Ma se volete delle ciambelline che siano davvero simili alle originali, allora prediligete il burro. 130 g di zucchero, un bel cucchiaino di miele, io lo userò al fiori d'arancia, la ricetta prevederebbe il mille fiori, mezza bustina di lievito per dolci e per guarnirle naturalmente dello zucchero a velo. Cominciamo subito. Come prima cosa accendo il forno ventilato a 180 gradi, quindi metto in una boule lo zucchero, abbiamo detto 130 g, con 2 uova. E monto fino a far diventare una bella cremina. Non appena uova e zucchero raggiungono questa consistenza spumosa e cremosa, aggiungiamo i 100 g di olio, il cucchiaio di essenza di vaniglia e un bel cucchiaino di miele. Aggiungo anche il pizzico di sale e monto il tutto. In un contenitore ho preparato i 100 g di fecola e i 100 g di farina e aggiungo anche la mezza bustina di lievito per dolci, in modo da poi amalgamare tutto insieme all'interno dei liquidi. Quando si formano grumi li schiaccio contro la rete, perché state sicuri che il lievito, e poi ho una farina macinata a pietra, quindi devo necessariamente setacciare se voglio qualcosa di morbido. Invece quello che è passato dal setaccio lo impastiamo. Benissimo, l'impasto è così bello cremoso, non rimane altro che metterlo negli stampini. E allora io userò questi stampini in silicone a forma di ciambellina, sono perfetti per questo tipo di merendina. Dove li ho trovati? Alla Auchan a 1,20 € a stampino. Se vi può interessare. Allora, vi dico tutto così evito che poi magari dobbiate domandarmelo. E piano piano butto all'interno delle formine, riempiendole per metà, non più di metà, perché sennò poi lievitando la ciambellina coprirà la zona del buco e quindi verrà una ciambellina senza buco, e noi vogliamo che le ciambelle riescano col buco, giusto? E allora riempitele solo per metà. Con le dosi che vi ho dato verranno 12/14 ciambelline. Adesso le mettiamo in forno a 180 gradi, forno ventilato per 10-15 minuti. Naturalmente il forno deve essere riscaldato, e i 10 e i 15 minuti dipendono dalla violence del vostro forno. Se il vostro forno è aggressivo, come dico sempre io, teneteli un po' meno. Regolatevi con la solita prova a stecchino. Andiamo in forno. Ed eccole qua, appena sfornate le nostre ciambelline caldissime. Le prendo ad una, se no mi ustiono, ragazzi. Adesso le sformiamo insieme, aspettiamo un attimino che si raffreddino, le sformiamo e poi le cospargiamo di zucchero a velo. Vediamo se si staccano. Ah,
Ed eccola, guardate, esce il fumo, ma guardate che bella. Guardate, è fumante, vedete? Adesso mettiamo lo zucchero a velo. Come nevica! E voilà, le nostre ciambelline sono belle pronte per essere gustate e per allietare le nostre colazioni e i nostri pomeriggi. Ricetta di Ombretta, direttamente dal suo ricettario, provatele e poi mi direte. Ora facciamo le foto, ve le faccio vedere anche all'interno e noi ci vediamo dopo. Visto com'è semplice, basta avere un coppapasta, Ma che c'entra una il coppa? boule e un forno a microonde e il Non gioco è fatto. c'entra niente, non c'è il forno a microonde, non c'è il coppapasta e non c'è la boule, ma volete farle lo Ok. stesso. Insomma, sono semplici, genuine, molto buone e soprattutto sono la quantità giusta per una buona merenda senza troppo appesantirsi. E allora da domani tutti i ciambelline, mi raccomando, con le ricette di due cuori e una cappa, parola di... Parola di Kylo Ren, Kylo Ren, se lo benissimo. dice lui potete crederci. Noi ci vediamo Sulle presto. vostre tavole! Ciao, Ciao! saluta!